Eccoci qua, ben ritrovati a Una Finestra sul Mondo. Dopo una settimana di pausa torniamo e vogliamo parlarvi oggi, insomma, di un argomento molto importante. Partiamo da una domanda: come mai in Italia si fanno così pochi figli? Sì, mai come in questo momento la denatalità ha raggiunto dei livelli così preoccupanti. Purtroppo è un argomento di cui si parla troppo poco e la politica non ha ancora trovato la strada giusta per migliorare questa drammatica situazione. Vediamo adesso i dati. La popolazione totale in Italia è passata da poco più di 60,3 milioni di italiani del 2013 a poco meno di 50,3 milioni a fine del 2020. Praticamente in meno di 10 anni abbiamo perso più di 1 milione di italiani, sono davvero tanti. La popolazione diminuisce maggiormente nel sud Italia rispetto al nord e poi adesso vediamo un po' il rapporto tra i nati e i deceduti nell'ultimo anno. Sono nati 404.000 bambini, ma allo stesso tempo i decessi sono stati 746.000, quindi non c'è stato, diciamo, quel ricambio tra nati e morti. Siamo il paese in Europa con il tasso di natalità più basso e questo dato lo condividiamo con la Spagna, la Grecia e il Portogallo. Ma vediamo di capire insieme quali sono le cause di questo fenomeno. Il problema principale è la difficoltà di trovare un'occupazione stabile e quindi i giovani, insomma, non riescono a progettare il proprio futuro. Poi c'è la questione ovviamente donne e lavoro. Purtroppo le donne che fanno figli sono spesso penalizzate, non solo con un rallentamento della carriera, ma purtroppo succede ancora oggi, può capitare addirittura di uscire dal mondo del lavoro. E poi anche il Covid ha infierito nel peggiorare questa situazione. Infatti la maggior parte dei giovani che avevano intenzione di creare o allargare la famiglia hanno atteso tempi migliori o vi hanno addirittura rinunciato. Dunque abbiamo pochi nati, ma deteniamo insieme alla Francia il record del numero di ultracentenari. Pensate che in 10 anni i centenari sono passati da 11.000 a oltre 14.000 solo in Italia, di cui la maggior parte sono donne. Secondo alcuni studi, un essere umano, pensate, può vivere al massimo tra i 125 e i 150 anni, superati i quali diventa biologicamente impossibile sopravvivere. Certo, io non ho mai conosciuto una persona che abbia vissuto fino a questa età, ma magari in qualche posto del mondo ci sarà qualcuno. E poi si dice che il segreto della longevità sia la dieta mediterranea, quindi mangiare pane, pasta, frutta, verdura e bere un bel bicchiere di vino. Dovrebbe essere un elisir di lunga vita. E adesso però chiedo a voi, vorreste vivere fino a 125 anni? E poi cosa si potrebbe fare per diminuire la denatalità in Italia? Bene, è tornato anche il nostro inviato, è andato al mercato e vediamo un po' cosa gli hanno detto gli intervistati. Lei ha figli e se sì quanti? Ah, io ho una figlia, ha 40 anni. Adesso ho una nipotina di 18 mesi e adesso per Natale ne avrò un altro. Sì, due? Due. Uno ne ha 44 e lavora in Giappone e l'altro ne ha 37 e lavora qui invece. Io ne ho uno, però il mio è già grande, ha 35 anni e adesso è a Palermo che lavora. Allora, due, maschio e femmina? Sì, è lei, una bimba sola. Come mai in Italia si fanno sempre meno figli? Non ci sono più soldi, non c'è più la possibilità, non c'è più lavoro. Il problema è quello. Mica come stiamo andando avanti adesso, come facciamo a fare figli qua? Chi è che fa figli? Le spese per mandare un bambino all'asilo nido costa 500 euro. Pagare l'affitto altri 500 euro. Gli stipendi sono 1200 euro. Come fai a fare figli? Uno che c'ha un po' di cervello, figli non ne fa. Perché è tutto diventato più caro e la vita è dura, per cui ne fai meno, anche perché dopo come fai a mantenerli? Per cui è meglio uno o pochi, perché se no costano. No, è vero, ne allevi uno, ne allevi due, ne allevi tre, ma non è così. Meno io la penso così.
poi tutto aumenta, anche qua sui mercati. Se non ci stai un po' attento, i banchi sono... la roba è cresciuta, ma è logico, è aumentata la benzina, è aumentato tutto e aumenta anche quello. E di conseguenza poi i giovani vogliono anche divertirsi. Il mio ha 35 anni, per cui pensa più che altro a divertirsi. Penso per questioni economiche. Probabilmente perché sono impegnativi, perché se sei una mamma e lavori diventa un po' difficile coincidere tutto, soprattutto se non hai nonni che te la guardano. E io ho chiamato a marzo per vedere se c'era posto al nido, ma non c'era posto a marzo, a settembre, quindi insomma i tempi erano abbastanza distanti, però non c'era già più posto e quindi probabilmente sono tanti fattori, ecco. E perché costano? Costano anche perché poi adesso vabbè mia figlia lavora, la maternità, però in certi casi succede che diciamo non sono tutelate. Che cosa si potrebbe fare per ridurre la denatalità? Aiutare le famiglie, i giovani. Invece che i soldi si sperperano malamente, bisognerebbe usarli diversamente i nostri soldi. Invece li usano per cose che poi sanno solo i politici cosa fanno. Non lo so. Cioè, poi tanti si separano, anche pensi anche a quello, perché non è più come una volta, che anche se non vai tanto d'accordo, continui. Adesso se non vai più d'accordo, ognuno per la sua strada. Per cui mettere al mondo figli, ci pensi un po'. Sicuramente un aiuto da parte dello Stato, un maggiore aiuto, perché noi mamme, soprattutto lavoratrici, ci troviamo di fronte a grossi, grossi problemi a volte. E forse incentivare un po' di più gli aiuti verso le mamme e dare una possibilità un po' maggiore per conciliare casa-lavoro, ecco. Bisogna chiedere al nostro bravo governo cosa si potrebbe fare. A cambiare un po' qualche legge forse. Le dico la verità, bisognerebbe cambiare tutto lo Stato, cambiare le leggi, ci sono molte leggi che non funzionano, danno la possibilità a gente avere qualcosa mentre altri che lavorano, tutto in spese. Quali conseguenze ci saranno in futuro se i figli saranno sempre di meno? Futuro non ci sarà più le pensioni se nessuno ha figli e lavora, perché di conseguenza poi il mondo senza figli è brutto, però i giovani pensano di più a divertirvi. Voi siete giovani, pensate anche a divertirvi. Il giusto, sì. Beh, sicuramente avremo delle ripercussioni sotto tanti punti di vista. Avremo probabilmente una popolazione sempre più di anziani, ben venga, però il fatto di non fare bambini sappiamo tutti cosa comporta. Economica probabilmente, quindi insomma meno forza lavoro. Ci saranno sempre più anziani e meno giovani. Ci saranno sempre più anziani e non so, cioè i giovani non hanno questa possibilità, assolutamente, non gliela danno, non hanno proprio l'aspettativa di un futuro. I giovani ce l'avranno molto dura qua, secondo me. Dovranno rimboccarsi le maniche e tornare a fare dei lavori che adesso nessuno vuole più fare. Pochi figli, ma molti più anziani. Secondo alcuni studi si può vivere fino a 125 anni. Che cosa ne pensa a riguardo? Molti, molti più anziani, però i giovani sono il futuro, i bambini sono il futuro. È un problema. L'elisir della lunga vita. Bene, cioè, insomma, buon per noi, però insomma, star bene, esatto. Se uno arriva anche a 100 anni, però in gamba è positiva come cosa. Ah sì sì, perché la medicina va avanti e quindi le cure, tanti anziani vengono in vita proprio per le medicine. Magari prendono anche le 20 pastiglie al giorno, per dire. Lo so per esperienza, però è così. In salute, per carità. Non aver bisogno di medici, non aver bisogno di niente, perché altrimenti con le pensioni che abbiamo al giorno d'oggi, sinceramente, non si può né pagarsi un medico privatamente, e molte volte neanche le medicine. No, può darsi, perché la ricerca delle medicine vanno avanti e
Può darsi che però diventerà un grosso problema anche per gli anziani, perché sia per la sanità e sia per pagare le pensioni, se non ci sono i giovani che lavorano. Noi siamo in Europa il paese che esporta più ricercatori di tutta Europa. I nostri ragazzi se ne vanno via, vanno in altre nazioni dove riescono ad avere un lavoro, una continuità di lavoro e una tranquillità che in Italia non c'è. Non c'è. Il ricercatore in Italia guadagna 800 euro al mese, in Israele guadagna 3.500 euro al mese. È per questo che alla fine sono i ricercatori il futuro dell'Italia, non la gente. Io non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con la gente che arriva, che è disperata. Però non possiamo noi aiutare tutti nel mondo, non possiamo. Possiamo aiutarli se vogliamo aiutarli, non dobbiamo essere obbligati. Io penso che la solidarietà deve essere una cosa che viene fatta spontaneamente dalla gente. Non deve essere lo Stato a prendermi i soldi dalla mia tasca per darli alle persone che arrivano, che poi le persone che arrivano prendono poco. I soldi vanno persi malamente. Sì, campa cavallo. Sì, magari tra 200 anni, ma non adesso, penso. Allora, tutti, vediamo un po' di fare una sintesi. Allora, tutti i nostri intervistati hanno figli, meno male, anche quelli più giovani, questo è un buon dato ovviamente. Le principali cause della denatalità sono di tipo economico, quindi figli costano e manca il lavoro, oppure anche quando il lavoro c'è, lo stipendio è molto basso. Per risolvere questa drammatica situazione consigliano al governo di cambiare alcune leggi, soprattutto quelle che riguardano le donne e il lavoro. Bisognerebbe infatti dare più incentivi a coloro che intendono fare figli e permettere alle donne, insomma, di conciliare meglio casa e lavoro. Se invece non si prenderanno provvedimenti in questo senso, c'è anche il rischio che ci siano sempre più anziani e meno giovani. E questo non è solo un problema a livello sociale, ok, ma anche economico, perché se la maggior parte della popolazione è anziana, chi pagherà poi un domani le pensioni? Questo dobbiamo, una domanda, dobbiamo davvero farcela questa domanda. E poi, infine, la maggior parte degli intervistati vorrebbe vivere più a lungo, ma stando bene in salute, come tutti, ovviamente. Bene, allora, la frase di oggi è di Elizabeth Stone, che è stata una bibliotecaria ed educatrice americana. Prendere la decisione di avere un figlio è importante e decidere di avere sempre il tuo cuore al di fuori del corpo. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao!